Cari amici, bentrovati a una nuova puntata di Parola di Vita, l'ultima del 2019. E in questa domenica dedicata alla Santa Famiglia di Nazareth vi abbiamo portato da Don Lupo Palladino, che è il direttore dell'Ufficio Diocesano per la Famiglia e Vita. Siamo davanti alla sua parrocchia, quella di San Giuseppe Moscati, a Benevento. Don Lupo, ti chiediamo di raccontarci a quando risale la costruzione di questo edificio, che tra l'altro è nuovo. Sì. Allora, innanzitutto la parrocchia, quando è stata costituita, eretta, era il 1986 e San Giuseppe Moscati non ancora era stato proclamato santo, allora la parrocchia era parrocchia del Beato Giuseppe Moscati. L'anno successivo c'è stata la canonizzazione e quindi la parrocchia ha cambiato titolo, è diventata parrocchia San Giuseppe Moscati. La sede era presso la scuola del Rione, avevamo due aule e lì per tanti anni la parrocchia ha svolto le sue attività. Don Aurelio, che era parroco, Don Aurelio Pulla, sempre diceva che sua preoccupazione era innanzitutto una chiesa di pietre vive, poi anche il desiderio, e ha visto realizzato il suo desiderio, la costruzione di una chiesa in mattoni. La prima pietra è stata posta nell'anno 1992, poi per tutta una serie di problemi c'è stata una lunga interruzione, si sono ripresi i lavori nel 2002. La chiesa è stata consacrata il 10 dicembre del 2005 e da quel momento funziona come sede della parrocchia e per tutte le attività parrocchiali. Bene, ci spostiamo all'interno. Ci siamo all'interno, questa è una chiesa a pianta circolare, moderna, ecco. La descriviamo un po', Don Lupo. Sì, ecco, la chiesa a pianta circolare vuole essere di per sé, o abbiamo il sogno che diventi, una testimonianza della santità della Chiesa di Benevento. Il presbiterio attualmente vede la presenza di un crocifisso al XIX secolo, diciamo, e poi delle immagini di Giovenale, il pittore, il medico artista. Lì vorremmo, se ci riusciamo, un mosaico con al centro il crocifisso risorto, a destra e a sinistra San Bartolomeo e San Gennaro. Sarebbe la testimonianza delle radici, il fondamento della santità della Chiesa di Benevento. Lungo invece la navata ci sono le immagini di San Pio, di San Giuseppe Moscati che è il patrono e della Beata Teresa Manganiello. È la santità di Benevento che si è espressa nell'ultimo secolo. Ecco allora, tutti insieme la Chiesa vorrebbe diventare un inno alla santità della Chiesa di Benevento per essere chiamata, rivolta a noi, a essere santi. E il culto di San Giuseppe Moscati è sentito in questo quartiere? Come viene celebrato? Ecco. Sì, intanto devo dire che il quartiere fa fatica a sentirsi quartiere, fa fatica ancora a sentirsi comunità. Si tratta di persone, di famiglie che vengono da varie parti della città, che vengono anche da varie parti della provincia e si ritrovano qui solo perché qui hanno trovato una casa. Il culto di San Giuseppe Moscati, intanto tutto il quartiere è un inno a San Giuseppe Moscati perché c'è la parrocchia San Giuseppe Moscati, la scuola dell'infanzia e primaria dedicata a San Giuseppe Moscati, una delle strade dedicata a San Giuseppe Moscati. Quindi c'è attenzione, c'è per quello che si sta costruendo pian pianino, ecco. Thank you.
da quanto tempo sei sacerdote e parroco poi qui a San Giuseppe Moscati? Sono sacerdote da 44 anni. Era il 1975, 12 luglio, ho ricevuto l'ordinazione sacerdotale da Monsignor Calabria. Ecco. Come sacerdote ho conosciuto diverse parrocchie. All'inizio, per 4 anni, sono stato viceparroco a Ponte Landolfo. Poi sono stato a Ceppaloni, per 8 anni parroco solo di Ceppaloni e per altri 4 parroco di Ceppaloni e San Giovanni di Ceppaloni. Nel 1991 mi sono trasferito a Morcone, dove sono rimasto per 10 anni, parroco di Santa Maria della Pace, Santa Maria de Stampatis si dice là, e San Marco Evangelista. Poi sono venuto qui a Benevento, all'inizio come coparroco con Don Aurelio Pulla, che io conoscevo da tanti anni ed è stato bello collaborare. Alla morte di Don Aurelio, nell'aprile 2006, gli sono subentrato come parroco e da allora mi ritrovo qui. Ho avuto con me diversi sacerdoti che, no, come viceparroci, ma comunque la presenza di diversi sacerdoti, ecco, è stato un dono per me, senz'altro. Ecco, raccontaci un po' la vita parrocchiale di questo luogo e che cosa si fa, quali sono le realtà che ruotano intorno alla parrocchia. Ma innanzitutto, fin dall'inizio, noi abbiamo sentito importante che la parrocchia diventasse un luogo aperto, accogliente, per delle realtà che avessero a che fare con la salute delle persone. È il medico santo. Per cui fin da subito è venuto da noi a stabilirsi l'Unitarsi e ancora adesso ha sede qui la sottosezione di Benevento dell'Unitarsi. Come ad esempio è nato subito l'idea di un ambulatorio parrocchiale dedicato ad Antonio Tretola, e un ambulatorio in cui le persone potessero gratuitamente essere assistite. L'esperienza poi si è interrotta, no? L'ultima realtà a proposito dell'accoglienza così è Telefono Azzurro. Ci è stato chiesto di poter ospitare questa associazione, ci è sembrato logico dire di sì, per cui da qualche mese la sede di Benevento di Telefono Azzurro è presso di noi. Ecco, dicevamo prima, sei anche direttore dell'Ufficio per la Famiglia e la Vita. Ecco, in che maniera poi questo viene trasmesso, ecco, alla comunità? Sì, beh, innanzitutto devo dire che da diversi anni mi trovo a essere direttore dell'Ufficio Diocesano Famiglia e Vita. Per la verità mi sento un po' prestato, non mi sento un direttore di un ufficio, per me è più, diciamo, congeniale la vita qui in parrocchia. Ecco. Come parrocchia, nel rapporto con l'ufficio pastorale famiglia, al momento noi ospitiamo il consultorio diocesano, per cui i volontari che incontrano e assistono delle persone vengono qui a fare degli incontri, come abbiamo accolto anche l'associazione Progetto Famiglia, che anche come sede legale in questo momento ha la parrocchia San Giuseppe Moscati. Per quanto riguarda la vita parrocchiale, strettamente detta, è la vita di ogni parrocchia, no? Con una priorità cercare di costruire la famiglia parrocchiale con delle difficoltà che ci sono, ecco, soprattutto quella della diversa provenienza delle persone. Noi ci sentiamo come una comunità che cammina. Tempo fa avevamo un giornalino intitolato Il piccolo seme, ispirandoci a una meditazione di Don Aurelio. Lui dice: non vogliamo fare cose grandi, vogliamo essere il piccolo seme, ma che una volta che è in terra, nasce, si sviluppa, può diventare accoglienza. Quella realtà del piccolo seme non la dimenticherò mai e mi sembra bello muovermi in questa direzione.
Ecco, allora ti auguriamo a te e alla tua comunità un buon cammino, ti ringraziamo per averci accolto e ti lasciamo al commento al Vangelo di questa domenica 29 dicembre. Buon ascolto a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. Egli alzato si prese con sé il bambino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e appena giunto andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: sarà chiamato Nazareno. La domenica che ricorre tra il Natale e il primo di gennaio si celebra la festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. La Chiesa ci invita a contemplare la Santa Famiglia di Nazaret, vero modello di vita da cui le famiglie possono imparare a vivere nell'amicizia e nella pace con Dio. Diamo uno sguardo alla liturgia della parola per raccogliere dei suggerimenti utili per la nostra vita. La prima lettura è tratta dal capitolo 3 del libro del Siracide, nella sezione in cui si parla del quarto comandamento e del dovere di onorare i genitori. Nel brano proposto dalla liturgia emergono due sottolineature: i frutti che scaturiscono dall'osservanza dei comandamenti, e Siracide sottolinea il perdono dei peccati e l'esaudimento della preghiera. Poi c'è un invito accorato a prendersi cura dei genitori anziani. C'è questa frase: anche se perde il senno, tu accoglilo, tu prenditi cura di lui. Mi sembra un richiamo di estrema attualità oggi. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo ai Colossesi, nella parte in cui l'Apostolo esorta a vivere la vita cristiana secondo il comandamento dell'amore. Distintivo del cristiano è la carità, che illumina e dona pienezza a tutta la vita e genera le virtù che caratterizzano un corretto rapporto tra le persone: umiltà, magnanimità, misericordia, dolcezza, sottomissione reciproca. Anche la vita familiare deve riflettere ed esprimere la carità. Così la vita in famiglia diventa vocazione alla santità. Il brano di Vangelo che ascolteremo domenica è tratto dal Vangelo di Matteo e racconta la fuga in Egitto di Giuseppe con Maria e Gesù per salvare il bambino dalla furia omicida di Erode. Dal racconto viene molto in evidenza una famiglia che nelle sue scelte si lascia guidare dalla voce di Dio. Con prontezza, con generosità,
Appena Giuseppe ascolta l'angelo, nella notte, dice il Vangelo, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto. E qui una domanda: quale proposta concreta di vita possiamo prendere in questa domenica? Vorrei suggerire due piste. La prima: accogliamo l'invito del ritornello del Salmo responsoriale, beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Seguendo l'esempio della Santa Famiglia, impegniamoci a lasciarci guidare nelle più varie circostanze della vita dalla voce del Signore. Questo significa: leggiamo il Vangelo, nutriamoci della parola di Dio, lasciamoci guidare dalle indicazioni che ci vengono dalla parola di Dio. Tra l'altro, la nostra diocesi si prepara a vivere 6 anni dedicati all'accoglienza della parola di Dio. Il secondo suggerimento: miglioriamo la qualità dei nostri rapporti in famiglia, mettendo al di sopra di tutto la carità. Qui mi faccio aiutare dal Papa Francesco, che il 29 dicembre 2013 all'Angelus della festa della Santa Famiglia diceva: guardiamo alla Santa Famiglia, è un esempio che fa tanto bene alle nostre famiglie, le aiuta a diventare sempre più comunità d'amore e di riconciliazione, in cui si sperimenta la tenerezza, l'aiuto vicendevole, il perdono reciproco. Ricordiamo le 3 parole chiave per vivere in pace e gioia in famiglia. Le 3 parole: permesso, grazie, scusa. Quando in una famiglia non si è invadenti e si chiede permesso, quando in una famiglia non si è egoisti e si impara a dire grazie, e quando in una famiglia uno si accorge che ha fatto una cosa brutta e sa chiedere scusa, in quella famiglia c'è pace, c'è gioia. Ricordiamo queste 3 parole. Concludo porgendo gli auguri di un ancora Santo Natale, siamo nell'ottava, e un augurio di un sereno anno nuovo a tutti.